Contro il numero 4, attenzione, analizziamo subito le procedure. Steve dovrebbe... Si accendono le luci del prestegno. Incredibile. Dopo voglio la birra. Ok, no problema. Ok. Dopo di loro ci sono i ma abbiamo sulla destra il nostro Andrea Villi Camaro di American Motor Pavia, una new entry quest'anno, alle prime esperienze chiaramente nella competizione. Dai, paga questo mio. Vantaggio ce n'ha di anni di esperienza, ce n'ha. Questo Pro Stock tubolare con la scocca di un base motore che si può spaghi, sperimentata per un motore rally. Invece sulla Camaro abbiamo un vuoto da 8000 cm cubi aspirato, pronto per il burnout. Per Andrea al rientro il quarto lineare sulle stesse corsie dove ha scaldato le gomme per avere maggior trazione poi in fase di partenza, perché lasciano giù la gomma ovviamente durante il burnout, cercano la miglior corsia di trazione, è importantissima la partenza. Il direttore di gara di start cerca di fare, anzi dà l'ok per l'allineamento. Felix è pronto, Andrea arriva, ci siamo. Grande, grande spettacolo. Abbiamo la Mustang. Azzeccare il più possibile i 9 secondi a 90. Ci siamo, viene chiamato all'allineamento. Per settare la vettura. L'europeo ha vinto in un anno il quarto divisionale, l'anno un dopo di pazienza, sistemiamo anche le due vetture. Ma vicino è. Ci siamo, fermi!
ruote prima e due ruote. Certo che qui diventa impegnativa, devono... diventa impegnativa. Qui siamo a prove libere, stiamo testando anche i tempi di allenamento delle vetture. Ci siamo. Siamo ancora pronti a far partire la competizione, più piove. Cerchiamo di comunque fare i lanci per movimentare un po' la situazione. Ancora qualche passaggio, poi facciamo rientrare il gruppo dal fondo pista. Questa Jeep velocissima, moto, sembra una vettura daily driver, ma sotto il cofano ce n'è di cavalleria. 6.000 di cilindrata contro la 302 di Landini Marco su Corvette. Dai Corvette! Ma sul bagnato spero che non vai!